Rondo Junior, però evita le parti dove lanci Molotov e quelle cose là. Che c'è il lancio di un prototipo di una Ferrari. Bene, ragazzi, prima di uscire di casa ho preso 5 milioni. Questa è la Ferrari Supreme in super edizione limitatissima in tutto il mondo. Ditemi nei commenti se uno vi piace questa macchina e gli ha piazzato sul tavolo 5 fottuti milioni, ragazzi. Samantha, ti presento la tua nuova auto, la Ferrari Supreme. Voi mettete, quindi Rondo Junior, a loro ti devi rivolgere. Se mettete, ragazzi, 5 mila mi piace, compriamo una mini moto Supreme al nostro Ronaldo Junior. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti o bentornati tutti quanti sul mio canale e su questo nuovissimo video per voi, che vi porto tutti i giorni senza mai stancarmi, ragazzi, perché ovviamente mi sta per esplodere la testa che non ce la faccio più. No, sto scherzando. Siete carichi per questo video? Io spero di sì, perché ragazzi vi ricordo che nell'episodio precedente, velocemente, voi mi avete detto di scegliere Samantha, la vera madre di Ronaldo Junior. E adesso, ragazzi, Jasmine purtroppo non si sa dove sia sparita. Però nel video di oggi, ragazzi, c'è una novità, perché Ronaldo, dopo aver riconciliato, diciamo, la sua famiglia, perché la vera famiglia base di Ronaldo, ragazzi, è proprio composta da Ronaldo, Ronaldo Junior e Samantha, la vera madre. Quindi diciamo che adesso le cose, ragazzi, combaciano perfettamente. Quindi, siccome si prospetta anche un video speciale per il contenuto che vedremo oggi, che abbiamo anche già visto su Candy Blasting Gaming, però ragazzi, forse molti di voi qui non l'hanno visto, quindi preparatevi perché sarà una cosa bomba. Prima di passare al video, come facciamo sempre, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Ilenia Sergio, che mi scrive Omega Swag, bella, sempre. Sempre scheria bomba, sempre, raga. Raga, se io potessi sentirvi adesso, vi direi di farvi una scheria gigante tutti quanti, in modo da far tremare tutte le mura della stanza, no? Epico, insomma, è una cosa bellissima. E poi attenzione, con aggressività, saluto Foglia Andrea, che mi scrive: salutami cazzo. E cazzo, va bene, stai calmo, però non scrivete le parolacce, raga, che sono brutte, dai. Ciao Andrea, cazzo, e ti saluto, cazzo. Ok, basta, se no ora mi censurano il video. Bella comunque. Vi ricordo che se anche voi volete avere l'onore di essere salutati da me in tutti i prossimi video, potete farlo venendomi a seguire su Instagram, che trovate qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, raga, passateci 2 secondi, spodiciate, commentate. Però mi raccomando, vi aspetto, seguitemi, se no chiamo Ronaldo Junior e vi faccio piazzare una bomba sotto casa. E fidatevi che non sto scherzando. Bene ragazzi, benvenuti, qua è il nostro CR7 che vi dà il benvenuto in questo nuovo, stranuovo video. Allora, come vi ho anche detto nella intro, ragazzi, le cose sembrano essere tornate. Però, ragazzi, c'è un però. Samantha non è mai stata nostra moglie, quindi no, non possiamo dire che è stata nostra moglie, ragazzi. Samantha è stata la nostra, diciamo, ragazza per poco tempo e anche la madre di Ronaldo Junior. Non so se la sposerò un giorno, non credo, dopo tutte le inculate che abbiamo preso praticamente. Prima Melissa, poi Jasmine, insomma, raga, meglio lasciar perdere. E Belen è andata via di casa, raga, cioè proprio Belen ha avuto una brutta esperienza con noi, ma io se non lo dice a nessuno. Come vedete, le cose sembrano essere tornate alla normalità, e penso sia giusto che sia così, che Ronaldo Junior sia con la sua vera madre e che la sua vera madre ovviamente abbia suo figlio, ragazzi, mi sembra normale. Però i miei rapporti con Samantha, la mamma di Ronaldo Junior, non sono belli, bellissimi, diciamo, come sono quelli di Ronaldo Junior, che penso che Ronaldo Junior, ragazzi, stia raccontando a sua madre tutto quello che ha fatto in 13 anni. Hanno molto tempo da recuperare. Sì, Ronaldo Junior, però evita le parti dove lanci Molotov e quelle cose là. Se no Samantha chiama i servizi sociali e poi Ronaldo Junior se ne va via di casa, raga. E voi non volete questo. Non lo voglio neanche io. Quindi sapete già cosa dovete fare. Un bel mi piace per iniziare il video a bomba e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Sono Ronaldo Junior, sopportano i servizi sociali e poi... Insomma, ragazzi, per farla breve, dato che il succo della questione è questa, sto proponendo sia a Samantha che a Ronaldo Junior di andare al Premier Deluxe Motorsport. Perché, ragazzi, Simon mi ha appena detto che c'è il lancio di un prototipo di una Ferrari. Che non è una Ferrari qualsiasi, è una Ferrari in tonalità della mia felpa. E vi ho detto tutto, vi ho detto tutto. Ragazzi, quando ho detto a Ronaldo Junior che c'è una nuova auto in tonalità della mia felpa, perché sì, ragazzi, la mia felpa in questo caso è rossa,
è impazzito, ha detto: papà, ti prego, portami! Guardate! Stai dicendo: papà, schiere, portami immediatamente! Mentre, ragazzi, a Samantha non penso piaccia molto, però, insomma, raga, in qualche modo dovremmo pure recuperare il suo amore, non so. Bene, famiglia, sbrigatevi. Samantha, c'è una sorpresa per te, non ti dico nulla, tesoro. Sì, vatti a cambiare pure se vuoi, ma per... cioè, raga, è bellissima anche così, che cazzo te devi cambiare? Rado Junior, smetti di fare il cretino. Rado Junior, smetti di fare lo scemo. Ragazzi, ora non posso più fare come facevo, tipo, quando stava Jasmine che lo prendevo ammazzate. Rado Junior, basta, dai. Sta battendo le mani come un cretino. Bene, ragazzi, prima di uscire di casa ho preso 5 milioni. Ci sono 5 milioni in quella valigia. Infatti ho fatto un po' tardi, non volevo insospettire Samantha. Levala via, Ronaldo, che non deve aspettare nulla. Sì, sì, eccoci, ci siamo, ragazzi. Siete pronti? Dai, andiamo a questo super evento. Ronaldo Junior, sei pronto? Vedere la fottuta auto più bella della tua vita. Samantha, spero le auto ti piacciono, perché... vabbè, ogni donna piacciono le auto, ragazzi, cioè, porca miseria. E vorrei tanto andare in Lamborghini Supreme, ragazzi, e fare una scena epica, un'entrata epica. Guardate, siamo pure intonati di colore, però, ragazzi, perché la Lamborghini ha fatto il modello bus, non la Lamborghini Urus a quattro posti? Vabbè, useremo l'Audi. Dai, andiamo, famiglia. Ah, ragazzi, non vi ho ancora chiesto se... c'è una domanda lecita, importante. Se vi piace la famiglia così com'è, cioè, naturale, equa, perfetta. Ronaldo, Ronaldo Junior, Samantha. Entrate tutti in macchina! Dun dun dun. Ronaldo Junior, fai andare tua madre avanti, il solito. Il solito, ragazzi. Guarda che maleducato, fai andare la mamma dietro. Ragazzi, guarda quanto è bella Samantha. E andiamo, vai, ragazzi. Prossima fermata, Premier Deluxe Motorsport. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Come vedete, sembra ci sia un po' di casino. Vabbè, io, raga, parcheggio qui e me ne frego. Ragazzi, ho parcheggiato sul posto dei disabili. Vabbè, dai, non c'è nessun'altra macchina. Non mi vede andare a parcheggiare chissà dove. Vai, ragazzi, famiglia, usciamo tutti. Quanta gente che vedo. Oh mio Dio, c'è sta il bordello. C'è sta McGregor, grande McGregor. Che fine hai fatto? Beh, ragazzi, come stai? Tutto bene? E dire, raga, ci sto anch'io, guardate. Sì, ci sto anche io, col mistico cappello. Attenzione, sto morendo di fame e di sete, devo andare a prendere qualcosa da bere, vengo subito. Ragazzi, lasciate che vi spieghi tutto quello che c'è da spiegare. Questa è la Ferrari Supreme in super edizione limitatissima in tutto il mondo. Ce n'è solo una, che poi non è un'edizione limitata, raga, è un prototipo che, per carità, può anche essere già usato per strada. E vedete, anche Ronaldo Junior, i suoi amici, tutti, pure stanno i calciatori, là l'avevo vista, c'è pure quell'infame di Icardi e quella merda di Ibrahimovic, ci sono venuti a dare un'occhiata. Che sta facendo Icardi, raga? Ma è impazzito! Qui c'è Simon e i meccanici, di cui ovviamente si vanta sempre che Simon ha avuto la grande occasione di ospitare questo evento, perché, ragazzi, la Ferrari verrà comunque presentata. E io devo chiedervi se la posso comprare, ovviamente poi sarà mia. Ci sarà anche io, ragazzi! Dai, che bello, mega su GTA 6, grande, bella, sì, col cappello sono uscito oggi, alla grande. Sta Michael, ciao Michael, come stai, tutto bene? Oddio, chi sono sti due, raga, non li ho mai visti. Ma questa assomiglia a Trevor, raga, mi è venuto un colpo, come è possibile, Trevor è ancora vivo? No, raga, non è Trevor, mi sta pigliando un colpo, meno male, è uno che gli assomiglia. E questo qua chi è? Boh. Mai visto. E vabbè, qui ci stanno questi manco di saluto. Bella Pogba, bella Messi, bella Neymar. Ciao a tutti, raga. Anche targata Supreme. Cioè, ragazzi, è la prima e unica Ferrari che vediamo di questo genere, oltre alla Lamborghini che già abbiamo. E volevo regalarla appunto a Samantha per cercare di recuperare la nostra relazione e il nostro amore. Abbiamo comprato tante macchine, abbiamo portato tanti clienti, gli abbiamo fatto fare tanti soldi. Quindi penso che se gli chiediamo di comprarla, ci dirà di no, porca miseria, 5 milioni, Quindi, ragazzi, mentre la stessa Samantha adesso è distratta a guardare, perché chi è che non si distrarrebbe a guardare un'auto così, ragazzi? A chi è che non piacerebbe averla? Adesso siamo sinceri. Ditemi nei commenti se uno vi piace questa macchina e due, porca miseria, se la vorreste avere nella realtà, perché nella realtà esiste e ce l'ha un bambino a Dubai di 12 anni, non so come sia possibile, vabbè. Ragazzi, a quanto pare gli altri due che stavano parlando se ne sono andati e adesso è l'ora di tirare fuori, ragazzi, la mistica valigetta. Simon, come stai? Scusi, signora, devo parlare un attimo con Simon, sono il suo caro amico. Bella, Simon, sono CR7, come stai? Tutto bene? Senti, ti devo parlare a te, ai meccanici, un attimo dentro. Ronaldo sta tentando di spiegare al signor Simon la sua proposta. Simon sa che ci siamo divorziati con Jasmine e tutto quello che è successo, e gli ha piazzato sul tavolo 5 fottuti milioni, regà. Simon è indeciso perché
Ovviamente ragazzi, Ronaldo ha portato anche dei soldi per i meccanici, perché i meccanici stessi si sono presi cura dell'auto e tutto il resto. Al dialogo Simon sta dicendo che può accettare questi 5 milioni e andiamo così ragazzi. Due Supreme in famiglia, una Ferrari e una Lamborghini. Però ragazzi, Simon ci sta dicendo che, essendo un prototipo questa auto che abbiamo alle nostre spalle, deve essere portata più volte qui al concessionario per delle manutenzioni e revisioni. Bene, grazie Simon. Sì ragazzi, nascondi sti 5 milioni però, cioè, però, che poi ragazzi mi hanno detto che anche gli altri calciatori avevano già fatto delle offerte, ma lui ha avuto questo presentimento e ce l'ha tenuta per noi. Vedete raga, Simon è un vero amico, porca miseria. Ragazzi, ascoltatemi tutti, ho un annuncio da fare. La Ferrari Supreme qui presente, che ovviamente i meccanici ora stanno controllando se è tutto ok, la Ferrari qui presente è stata regalata da me a lei, alla bellissima Samantha. Samantha, ti presento la tua nuova auto, la Ferrari Supreme. Boom ragazzi, come conquistare una ragazza 10 su 10, vai Omega, porca miseria. E se adesso non è contenta, porco di un cane. Dalle 7 di oggi pomeriggio, cioè da dopo che fanno la fiscia presentazione, questa auto è tua Samantha, è tutta tua. Eschere Dio, una alla volta. Oddio, beh, si è rotto giù e Samantha mi stanno per aggredire. Una alla volta. Allora ragazzi, Samantha è in busy video. Attenzione, oh mio Dio, non ci crede, eccezionale. Ronaldo Junior è incazzato nero. Perché ragazzi, dice papà, perché non me l'hai regalata a me? Ronaldo Junior, tu l'hai già presa in video di Blast Team, non rompere le balle. E Messi ovviamente sta dicendo, oh Ronaldo, non è che puoi comprare tutto tu. Perché ragazzi, penso che se la voleva comprare pure lui, penso anche gli altri calciatori. E lo so Messi, però guarda, Simon c'ha l'occhio di riguardo per me, quindi faremo una presentazione, dopo la presentazione torneremo a casa e niente, ci siamo aggiudicati per 5 milioni una Ferrari Supreme. Ragazzi miei, sono le 20:17, ormai la presentazione è finita da una buona ventina di minuti e guardate qui ragazzi, ho disposto tutto come voleva esattamente Samantha. E adesso ragazzi, in casa abbiamo una Ferrari Supreme e una Lamborghini Supreme a bomba. Ragazzi guardate, Samantha è talmente felice che non smette di essere felice e di esultare, tant'è che ragazzi che anche le guardie dell'FBI ho concesso di venire fuori e dare un'occhiata, perché ragazzi è veramente qualcosa di micidiale. Cioè guardatele ragazzi, no, no ragazzi, Ronaldo Junior si è offeso. Che c'è Ronaldo Junior? Ragazzi, penso che Ronaldo Junior si sia offeso perché alla mamma abbiamo comprato la Ferrari Supreme, io ho la Lamborghini Supreme e Ronaldo Junior non ha niente. Ronaldo Junior, facciamo così, se voi mettete, quindi Ronaldo Junior a loro ti devi rivolgere, se mettete ragazzi 5.000 mi piace, compriamo una mini moto Supreme al nostro Ronaldo Junior. Guardate ragazzi, Ronaldo Junior è triste e sconsolato, si è offeso perché a lui non abbiamo preso niente. Dai, la mini moto già è più legale regà, e possiamo fare anche richiesta di farla fare esattamente così, quindi dipende soltanto da voi. E mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e commentate dicendomi se volete la mini moto Supreme di Ronaldo Junior e se vi piace la Ferrari Supreme di Samantha. Vi ricordo in descrizione le maglie ufficiali, come questa qui super edizione limitata più quella fino al 1° aprile di Ronaldo e Ronaldo Junior, che ragazzi penso che abbiano un po' litigato adesso, quindi raga è limitata fino al 1° aprile, andatela a comprare perché merita. Vi ricordo che se volete essere salutati da Ronaldo e dalle sue auto Supreme bomba, vi ricordo di venirmi a seguire su Instagram che trovate qui e in descrizione, quindi ragazzi mi raccomando passateci. Direi che per questo video è tutto ragazzi, ci sta un mega selfie adesso perché guardate che bomba. Sì, per questo video è tutto, qui è Ronaldo con la Ferma Supreme, la Lamborghini Supreme, la Ferrari Supreme. Come cazzo ragazzi, vi ringrazio tutti per la visione e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!